L'imbalsamato, sì, gira la testa e un sì, va bene, allora la prendiamo e carichiamo quindi la macchina. Andiamo, prendiamo... Ma che l'hai trovato? Non si trovano, si comprano, gli allenamenti. Io sono il stesso. Allora prendiamo... Ok, puoi stoppare. Amici delle Dolomiti, in diretta estate 2011, ci troviamo sul terrazzo del Monte Rite, da cui io, Valentina e Serena partiremo per andare alla scoperta delle Dolomiti. Oggi, e come faremo per tutta l'estate, abbiamo qui un ospite che ci ha raggiunto, Alessandro Arrighi, un importante falconiere, che è venuto appunto a parlarci di questa specialità, di quest'arte, che tra l'altro è da quest'anno 2011, anche come le nostre amate Dolomiti, diventata patrimonio dell'UNESCO. Ecco, sul tavolo di fronte a me ci sono tutta una serie di attrezzature particolari che ora Alessandro andrà a spiegarci. Buongiorno a tutti, sono Alessandro e queste qua che vedete appunto sono le attrezzature utilizzate da oltre 5.000 anni nella falconeria. Abbiamo il cappuccio, che è molto importante, ci sono di vari tipi, il cappuccio arbo, l'olandese, poi c'è l'indiano e altri ancora, i quali servono per tenere il falco tranquillo durante i trasporti oppure nei momenti un po' più agitati suoi. Ecco, cosa accade al falco quando gli viene messo questo cappuccio? Si tranquillizza e non si calma e non inizia più ad agitarsi o che si potrebbe far male se si assa troppo e così via. Per quanto tempo può tenere su un cappuccio? Il tempo necessario per il trasporto, cioè dalla sua falconiera, dalla sua abitazione, diciamo, al campo da volo oppure quando nei luoghi in cui si può fare didattica oppure sì. Ecco, ci raccontavi prima che questi cappucci sono molto particolari, intanto sono bellissimi a vederli, sono realizzati a mano, giusto? Sono realizzati a mano perché almeno attualmente non esiste un macchinario che realizza questo tipo di sagome cucite a mano, molto resistenti, con una caratteristica che appunto sono gli occhi sono bombati, di conseguenza non tocca la pupilla del falco, se no si danneggerebbe il falco, che è la cosa più importante, evitare che il falco si faccia male. Certo, poi proseguendo. Altro elemento importante è il guanto, che si utilizza per la stabilità del falco al pugno,
realizzato in due o tre strati di pelle, e in più evita che ci siano i graffi sulla pelle, claro. Che artigliando un rapace potrebbe fare non pochi danni, però senza aggressività, cioè senza volerlo, ha le unghie appuntite e di conseguenza... Per natura. Ha gli artigli appuntiti e di conseguenza potrebbe penetrare nella carne e farebbe un po' di... Ecco, queste sagome che ricordano un po' anche la forma di altri volatili. Sì, si chiamano logori, da logorare, consumare, usurarsi e così via, simulano la preda, dove sempre comunque gli viene legato del cibo, indifferentemente dalla dimensione, dalla forma o dal colore, il falco in volo al logoro capisce di catturare la sua preda, che considera appunto questa la sua preda. Al momento della cattura va a terra e si inizia a mangiarsi la sua carne, che c'è già il premio già legato. Cioè tu leghi un pezzettino di carne o un qualcosa a questa sagoma? Sì, questo logoro gli si lega la carne appunto, a seconda della quantità di carne che considero adatta per quel giorno di volo. Ecco, dicevi prima che poi tu quando vai a recuperare il tuo falco gli dai anche un ulteriore pezzo di qualcosa, sì. Giusto? Sì, mi avvicino, nell'avvicinarmi gli do un altro bocconcino di carne per fare in modo che lui capisca che non mi avvicino per togliergli la sua preda, ma gliene do ancora ulteriore, e allora rimane tranquillo. E questo viene fatto perché? Proprio per mantenerlo tranquillo? Tranquillo, e che non si spaventa nell'arrivo del proprio falconiere. Ecco, il falconiere è uno per tutta la vita, è sempre lo stesso o può cambiare? In teoria sarebbe più giusto che rimanga sempre lo stesso, perché se il falco viene ceduto per vari motivi a un altro falconiere, il falconiere non lo conosce bene, e viceversa, il falco non sa come vola, non sa le sue abitudini e così via. Ma è una specie di imprinting quella che viene fatta col falconiere? Ci sono di vari tipi, c'è l'imprinting alla nascita, dove lui conosce il falconiere come il suo genitore, e il rapace vede il genitore come il fornitore di cibo. E non cambia mai, cioè una volta che ha fatto l'imprinting lo vede come suo genitore, è sempre quello, giusto? Sì, naturalmente si viene sempre trattato bene, se no la prima volta che vola prende e se ne va. Ah. E poi questi tra l'altro li hai realizzati a mano tu, giusto? Sì, li ho realizzati io, perché appunto facendo anche rievocazioni storiche, e allora ho preferito sì, realizzarli a mano, e più genuini, diciamo, più con ali vere o anche ali finte di pelle, di cuoio. La struttura è in pelle, tutta cucita a mano, con un'imbottitura di lana, crine di cavallo, come si utilizza un tempo. Così. Ecco. Questi lacci invece? Allora, questi si chiamano getti, da gettare, gli si aggiunge agli emeri utilizzati già annellati ai tarsi del rapace, i quali permettono di tenere fermo al pugno il rapace, uniti con la girella, che permette appunto l'evitare che si attorciglia su se stesso
i getti e la lunga. La lunga utilizzata di vario tipo, all'inizio si utilizzava in cuoio e adesso un po' di tecnologia moderna è il semielastica. E a cosa serve questa? Utilizzata per attaccarlo, vincolarlo al blocco che è qua sotto. Ok. Attaccato sempre a un anello. Attaccato sempre a un anello. Mm-hmm. Questo modello se lo utilizza per giardinarlo. Fuori in giardino, prendere il sole, l'ombra e poi con l'aggiunta della vaschetta, con l'acqua naturalmente, teniamo per farlo rinfrescarsi, per farsi il bagnetto, bere se ha sete e così via. Si utilizzano il blocco, poi ci sono le pertiche verticali. Sarebbe il trespolo la pertica? Sì. Che può essere orizzontale o curva, a seconda, utilizzata anche a seconda della specie. Tutti questi, il blocco, le pertiche, simulano un tronco tagliato, una cima di un albero, un ramo e così via.